Buonasera a tutti gli appassionati. Ciao Giuseppe, ciao Giannizzero, dovremo fare un club dedicato anche ai, ai Giannizzeri, visto che eh, io amo alla follia questo corpo di fanteria eh, turco alle, ai comandi di Solimano il Magnifico. Eh, quindi eh, faremo una puntata dedicata a, alle battaglie che si trovano eh, in Dago questo personaggio di fumetti e che possono essere legate ai Wargames quindi vi raccomando farò una puntata proprio sulle eh, gesta dei Giannizzeri in quel periodo in quel lungo periodo che va dal diciamo dal, 1500, dal 1400 fine 1400 fino a, a, a pieno 1600 eh, vorrei parlare del famoso assedio di Vienna in ogni caso eh, Giuseppe il primo sempre benvenuto dovremo fare come dico sempre una gara per chi interviene per primo dovremo, dovrò inventarmi qualcosa oggi come vi dico sempre è eh, la giornata dedicata alle associazioni avremo modo di eh, avere in, eh, nel nostro studio vi Virtuale eh, Marzio, e non solo Marzio, ma tutti gli amici che io conosco poco. Ho avuto modo di scambiare due chiacchiere eh, a Modena, ma sono veramente entusiasti. E si sono addirittura. Eh, diciamo uniti a Casus Belli, ma non solo come semplici soci, ma hanno fatto la loro Casus Belli di Savona e questo non ci fa non ci può che rendere felici. Hanno sposato fino in fondo il nostro statuto, che prima di tutto è diffusione. Adesso stavo riguardando il loro, il loro gruppo Facebook, molte belle foto. Si vede proprio che hanno le facce entusiaste di persone che vogliono condividere con il prossimo il loro ciao Pietro, benvenuto. Il loro diciamo amore. Per il wargaming. E quindi oggi gran parte della trasmissione sarà dedicata proprio a questa associazione. Perché il mercoledì è dedicato all'associazione? Perché eh, non solo il podcast, ma eh, è, è sempre stata nostra estensione unire tutte eh, le piccole realtà d'Italia. Ciao Paolo, benvenuto. Eh, ieri ci sei mancato Paolo, eh, è nostra intenzione unire le piccole realtà d'Italia eh, non per fare federazioni e cose varie, ma proprio per dare eh, un senso al movimento eh, generale che sarà sempre un movimento di nicchia, ma fatto sempre da persone di indubbio valore. E quindi questa giornata dedicata alle associazioni per me è un caposaldo del, eh, del podcast, ma non solo. Eh, oggi però prima di eh, chiamare Marzio e gli amici di... Savona e vi voglio parlare un po' più eh, in maniera approfondita eh, di un, un nuovo gioco che trovate nell'ultimo numero di Strategy and Tactics, il 300, eh, 316. Mi ero proprio dimenticato, Paolo, ma tu sei un fedelissimo, sei sempre giustificato. Paolo, ne approfitto per dirti: prepariamo una bella puntata sulla rivista per gioco io sono pronto a farla anche domani se vuoi altrimenti la faremo settimana prossima tempo permettendo quindi Paolo mettiti in contatto con me per fare la eh, giornata dedicata per gioco e veramente ne avremo da parlare perché già in per gioco c'erano tanti discorsi che facciamo nel 2019 per gioco come sapete è una rivista degli anni 80 che secondo me eh, ancora eh, diciamo che ancora deve essere copiata per bene, in quanto è ok, ecco Paolo. Allora, già ti dico fin da adesso che giovedì prossimo, lo dico anche agli altri ascoltatori, avremo il giovedì dedicato alla rivista per gioco. Qualcuno potrebbe non conoscerla, ma vi posso assicurare che è stata una rivista che ha aperto eh, le danze, non solo per quanto riguarda i wargame, ma per tutto il mondo ludico in Italia. Eh, de, degli anni, degli ultimi trentennio del, dell'ultimo millennio degli, del 2000, ma in ogni caso, eh, ripeto, ancora oggi vedo tante riviste, ma non arrivano al livello di per gioco. Quindi eh, vi aspetto giovedì prossimo, ne parleremo con Paolo, e Paolo fu protagonista di quegli anni, è ancora protagonista. Eh, fu protagonista scrivendo degli articoli che se andate a leggerli oggi. Scoprite tante cose che noi diciamo, tanti fondamenti che riconosciamo nel lobby, ma Paolo, e non solo lui, eh, già ne parlava, eh, diciamo, almeno 30 anni, 35 anni fa. Quindi avrò modo di riscoprire la rivista per gioco e perché no? Magari qualcuno prende la palla al balzo e fa una rivista: come si deve sul mondo del gioco da tavolo. E in quella maniera, forse non era nemmeno, bo, non so, professionale, ma in quella maniera veramente eh, di, grande, di grande impegno che era per gioco. E perché vi voglio parlare eh, in breve, di 5 minuti, no, forse 8 minuti dedicati e anche Sergio Masini, eccovi di Paolo, dovrei mettermi in contatto tramite Riccardo con Sergio perché sarebbe bello averlo nel podcast e parlare con lui di per gioco e quello che fu, diciamo, anche eh, la preistoria del wargaming in Italia. Dicevo di campaigns Of 1777, e questo è il titolo originale del gioco che trovate nell'ultimo issue, nell'ultimo numero di Strategy Tactics. E vi posso assicurare che era tempo che non vedevo un gioco così bello in rivista, eh, in quanto eh, l'autore è il celebre okay, eh, Harold Buchanan. Il designer del, del gioco uh, Liberty or Death uh, Serie Coin che personalmente non apprezzo in quanto eh, io, per me il coin è una, una storia a quattro e vedo una forzatura di eh, francesi e indiani che ci stanno a fare, ci pote potete essere presenti ma come comparse, no come attori protagonisti, però eh, il coin si presta anche a questo, quindi eh, ho letto da qualche parte si gioca anche a due fazioni, secondo me è la cosa migliore, eh, non metto in dubbio che sia un sistema che funziona, ma... E Harold Buchanan ha fatto questo Liberty or Death non so se ha fatto tanto successo però sicuramente avrà venduto perché è un coin quindi va anche di moda ma ha fatto questo gioco Campaigns of 1777 e c'è un bellissimo articolo di Trevor Bender all'interno della rivista che ripercorre eh, I grandi eventi che hanno caratterizzato il 1777. Perché il 1777? Facciamo un po' di storia perché è veramente il turning point della eh, guerra di indipendenza americana. Ricordatevi che eh, in tre, tre parole, eh, coinisti, buonasera. Ciao Max, non siamo coinisti, ma. Ci piacciono anche Coin, Max. E dicevo, eh, dopo la, eh, la ritirata strategica di Washington a Valley Forge, eh, fuori Filadelfia, diciamo che Valley Forge è stato il rifugio invernale delle truppe americane durante la guerra civile e fu da lì ripartì la riscossa. Valley Forge è il simbolo della riscossa americana. Ricordatevi che c'è un museo dedicato, non ci fu un mezzo combattimento battimento Mezzo, ma anche qui c'è un museo che potete eh, visitare. Ci sono le varie, i vari rifugi, quello che fecero, quello che non fecero. In realtà, Valle Forge, vi ripeto: è visto come da qui ripartiamo per vincere la nostra guerra per la libertà. E in effetti, dopo Valle Forge, 1777 fu l'anno della svolta per la guerra civile americana eh, scusate, la guerra d'indipendenza americana. E eh, in questo gioco che eh, è un point to point eh, con eh, truppe che si attivano con i cheat. Andiana Bis Max, complimenti, andrai a giocare Andiana Bis. Io dico sempre: cominciate da Cuba Libre. Andiana Bis vi potrebbe un attimo eh, mettere in difficoltà per quanto riguarda la scelta dei territori su cui operare, perché Indianabis è molto vasto, quindi mi raccomando eh, prendetelo con le dovute cautele. Dicevo del gioco che è un point to point, splendida grafica, splendida mappa, veramente curata, rappresenta la parte nord della, eh, della zona coloniale americana del periodo, e le unità sono molto ben curate, colori pastello eh, veramente accantivanti, forse si poteva fare qualcosa di più con i leader, che ci sono solo le banche, e, ripeto, i leader hanno un loro marker di attivazione, poi non ci sono particolari regole difficili. Vi ricordo che il gioco si riassume in 13 pagine. Eh, special rules: sto guardando, si Movement, scusate, in 15 pagine, ma poi alla fine eh, si può piazzare. Come al solito, vi ricordo. che un buon gioco in rivista basta eh, dare un'occhiata al tip alla tipologia di unità, precedere subito al setup e poi giocare con l'amico di turno, con gli amici di turno, seguendo la sequence of play. In questo caso abbiamo una rally, quindi assolutamente inutile. Poi avete il Sea Travel, in questo primo turno non è importante, e poi passate direttamente alla fase iniziativa in questo turno. In questo gioco vi ricordo che sono mi pare 10 turni. Eh, secondo me si finisce quando si è imparato in una serata. Invece, magari se lo approcciate in una serata, la volta dopo lo giocate tranquillamente. Usa due dadi da 6, al primo turno gli inglesi sono molto forti, hanno iniziativa. Ma ricordatevi che poi. Eh perderanno eh, Ticonderoga, la fortezza di Ticonderoga, e poi, non mi ricordo, e, e poi chiaramente ricordati nello stesso anno, abbiamo la battaglia di Saratoga, non in questa zona, ma sarà un altro turning point. In ogni caso c'è eh, lo stop delle Red Jacket eh, inglesi da parte della, eh, della milizia e delle truppe regolari americane. E, vi ripeto, eh, si fa per estrazioni di cheat, poi, quando vi ritrovate nello stesso spazio c'è un combattimento e il combattimento eh, lo eh, effettuate con vari modificatori dal punto di vista del terreno, per eh, quanta milizia ov ovviamente avete in campo, per quante forze regolari avete in campo l'artiglieria cioè praticamente tutta la varia tipologia di truppe va a influenzare il tiro del dado poi chiaramente c'è il terreno ma poi tutto sommato anche il gioco è abbastanza fra virgolette semplice perché gli obiettivi vincete per obiettivi dal punto di vista eh, che avete sulla mappa ve li vado a, a leggere come si vince vince per esempio eh, il Britannico attenzione come al solito vince automaticamente se controlla Filadelfia, ricordatevi che all'epoca Filadelfia era la capitale eh, sede dei congressi della, dei, dei rappresentanti politici americani quindi Filadelfia è la eh, città chiave ma poi eh, il Britannico vince alla fine dell'ultimo turno d'ottobre dell Vediamo un po'. Del, ottobre 2 dovrebbe essere l'ultimo turno, sì, la seconda parte di ottobre. Se controlla tutti gli spazi, quindi Montreal for Ticonderoga, Albany, Fort Montgomery e New York City. Quindi è facile per gli inglesi, o meglio per il giocatore inglese, focalizzare cosa deve fare perché deve puntare su questi sei obiettivi. E ovviamente il Patriota, sempre il Patriot, vince se riesce a eh, eh, impedire la conquista di questi cinque punti chiave. Quindi il gioco, vi, vi ripeto, si impara veramente in una serata e vista la il designer cioè ciao marco benvenuto herald eh, buchanan ma visto anche i play playtesters che sono tantissimi ragazzi e come al solito io quando vedo tanti play eh, tester io veramente dico vabbè almeno hanno provato quindi si può anche criticare qualsiasi cosa ma in ogni caso eh, hanno veramente limato molti problemi e soprattutto la eh, map graphics di terry leads e vi posso assicurare che terry leads è un un altro eh, artista da eh, da elogiare quindi eh, c'è anche un, una persona che si è dedicata solo al rules editing e quindi questo ciao Andrea benvenuto e tanto che non ti ascolto eh, spero che hai, probabilmente avevi problemi di lavoro fammi sapere io sono anche tornato diciamo in attività quindi spero di avere presto con tutti i contatti eh, dunque benvenuto Andrea dicevo tanti playtester quindi è sicuramente un gioco da tenere in considerazione e, Dato che eh, non si connette Diego? No, eh, Paolo, Diego si è connesso ieri. Ma vi, ti ricordo che Diego ha i problemi anche lui a scuola con gli scrutini. Eh, come ce li abbiamo tutti noi che abbiamo l'onore e l'onere di insegnare, quindi questo è un periodo non molto felice dal punto di vista del tempo. Eh, del tempo diciamo del tempo libero, e dicevo quindi questo gioco, di cui farò un video anche se mi pare di averne visti eh, su Board Game Geek. Ma è un gioco che merita, sia per punto di vista, vi ripeto, la qualità del designer che secondo me ha sfruttato tutto quanto eh, aveva imparato da Liberty or Death, e l'ha diciamo poi applicato su questo Campaigns of 1777. Quindi eh, lo raccomando. Come la rivista, come al solito, ma sapete che io sono veramente un, una sorta di cultore di Strategy and Tactics. Magari non farà sempre capolavori, ma ecco, in questo caso sono di parte. E adesso ragazzi, proprio perché parlavamo di wargame preferiti, andiamo a chiamare, eh, sono in connessione a Francoforte, qualche minuto di relax. Cioè, Andrea, sei in vacanza oppure stai lavorando? Facci sapere. E dicevo. E vado a chiamare Marzio, e non solo di questo nuovo gruppo di Savona. Entusiasti per quanto riguarda il wargaming e secondo me faranno tanto per lobby nel futuro. Vado a chiamarlo, ragazzi. e Vediamo un po'. Ok, andiamo. Scusate, come al solito faccio un po'. Chiamiamo, eccolo qua. Stacco il cellulare perché ce l'avevo, vi metto in viva voce. Ed ecco qua lasciamo squillare. Capito? Sempre problemi scrotali. Sì, vero pronto. pronto, marzio? Benvenuto anche a te il nostro grande applauso. Grazie, Mettere viva voce, fa anche Pasquale. Justi, mi... ho messo, io ho messo extra volume, quindi eh, perché ieri mi hanno detto Mauro. Ieri la trasmissione. Non era, eh, non era ottimale. Sapete sempre che, dunque, siamo noi siamo artigiani dei podcast, non siamo professionisti. Quindi proviamo sempre a migliorarci di puntata in puntata. Comunque, marzio ho parlato, come ti ho detto, come aperitivo, avevo parlato dell'ultimo gioco di Strategy in Tactics Campaigns: o 1777. Che raccomando, dal punto di vista sia della qualità: che dell'interesse. E poi ho parlato di voi. Che, come gruppo non nuovo dal punto di vista del wargame, ma entusiasti eh, di quanto si sta facendo e vi ho reputato protagonisti in futuro della diffusione per, per quanto riguarda Robby. Senti Marzio. Eh, dimmi perché avete deciso di costituirvi un gruppo e aderire a Casus Belli. Me l'avete detto, ma ribadiamolo. Va bene, lo, lo ribadisco. Da, guarda, siamo un gruppo di persone, non di qualche, ma comunque adesso abbiamo i nostri anni sul gruppo. Vabbè, ce l'abbiamo la tutti, Marzio, Marzio, ce l'abbiamo <ride> <Lo> tutti. So. <ride> lo so. <ride> lo so. E, ci siamo ritrovati per i vari percorsi della vita da qualche anno Sì. e abbiamo ricominciato con eh, la nostra attività principale per, per divertirci, che era fondamentalmente il gioco, ovviamente noi siamo più per giochi complessi per i wargame puro ma anche per board game eh, sì, diciamo, ho visto ho visto le vostre foto sul gruppo ah, a proposito Mazio, non sono riuscito a scaricarne una perché probabilmente avete gruppo chiuso non si possono scaricare le foto eh, ah, allora provvedo, le provvedo, vostre foto veramente sono perché... bellissime io probabilmente voi non le volete far di eh, non le volete diffondere però magari qualche volta è bello vederle io adesso volevo fare la copertina del podcast e ho usato e diciamo sì. il vostro simboletto col topo mi pare però magari ci sono delle foto spettacolari che fate in bianco e nero vi fate tutte ah, le sì, sì, sì. e quindi esatto. quelle sarebbe bello insomma diffonderle perché siete sempre belli sorridenti cioè date proprio l'idea di quelli che credono in quello che state facendo <ride> Beh, guarda vedo le impostazioni perché pensavo potessero essere condivise vedo, vedo cosa, qual è l'inghippo che non fa funzionare la ecco volta, sì poi. così almeno magari perché io, come ho detto, le associazioni non sarà la prima volta che vi chiamo. Adesso sto facendo il giro d'Italia per far presentare tutte le associazioni e poi magari eh, faremo anche un progetto o un gioco che sta facendo l'associazione e parleremo solo di quel wargame proprio per dato ah, che bisogna perfetto. sempre parlare di gioco e wargame perché sennò magari poi diventiamo un po' noiosetti senti Marzio, sì, ti avevo sì, interrotto sì. continuiamo con la nostra storia di Casus Belli Saunensis Saunensis, vabbè perché il nome è latino è bellissimo, guarda è, è, è pura poesia, guarda no, non esageriamo comunque abbiamo continuato poi in questi ultimi tre anni, quattro anni a vederci e è nata a un certo punto da parte di alcuni membri, Fabio che non è qui presente con noi perché ha lavoro a Milano e Pasquale che qui è presente, l'idea di fare un club. E Noi eravamo titubanti perché già siamo tutti presenti in varie associazioni culturali. Io, per esempio, sono un'associazione culturale che organizza spettacoli medievali e anche un festival del fumetto che è qui vicino. Ah, bello! Se, quindi sei molto attivo. È e, e Albisola Comics il festival del fumetto. Ah. E, poi ho pensato, mi sono ricordato dei vecchi trascorsi anche fra noi due quando giocavamo via posta. Ho detto prova a contattarlo e proviamo a entrare in Casus Belli. Almeno c'è già una struttura organizzata che fa quello che facciamo noi, poi tra l'altro. Sì. Eh, e quindi lì abbiamo cominciato la nostra eh, diciamo conversazione e abbiamo deciso poi di chiamarci così a Casus Belli, Saunensis. E noi pubblichiamo quelle foto che poi cercherò di far condividere in qualche maniera. Eh, è tradizione che si faccia un selfie di tutti noi quelli che stanno giocando in quel momento, a volte siamo solo in due, a volte in quattro, a volte in sei. Cioè, ti ripeto, siete molto. sempre comunque. Sono foto positive. Eh, perché sì. poi alla fine, per far vedere, sì, non, non dobbiamo. Qualcuno mi ha detto: Mauro: però, se tu mettessi nella foto un ragazzo di vent'anni o una ragazza, probabilmente faresti ancora più proseliti il problema però è che secondo me mandiamo un messaggio sbagliato perché in ogni caso il nostro hobby richiede qualche annetto in più infatti ho detto ma forse mandiamo un messaggio che non è proprio giusto e quindi le vostre foto Vero. sono, secondo me sono quello che ci vuole per fare breccia secondo me dopo i 30 anni diciamo che qualcuno si può avvicinare anche prima ma ho l'impressione che il nostro hobby proprio perché richiede determinate No, capacità, qualità, qualità. ma una sorta di inclinazioni. Probabilmente è un hobby che dopo i 30 anni fa presa. Non è che se uno non ha un hobby a 29 anni cioè non è che uno dopo i 30 anni diventa vecchio perché io vedo che no, assolutamente, eh, assolutamente. vedo che la nostra, il nostro interesse vedo che parte dai raga ragazzi di 35 anni in poi per arrivare agli settantenni agli ottantenni cioè insomma abbiamo questa fascia e probabilmente da un lato è un bene dall'altro i giovani ma forse un giorno riusciremo ad abbracciarli oh, beh, ma è no. difficile forse hanno bisogno di formarsi, noi onestamente abbiamo soltanto un ventenne nel nostro gruppo. Ma, che... Bene, ma ci sono, eh. io ho a scuola tre ragazzi che hanno 17 anni ma sono entusiasti, giocano a wargame alla grande, però non sono la regola, sono l'eccezione. Sì è vero, questo è vero. Non... Quanti siete adesso attivi Marzio? Attivi, guarda, c'è Pasquale che è qui accanto a me se poi vuoi te lo passo. Così sì, così beh, poi, in, in... Poi, poi interroghiamo anche Pasquale. D'accordo. <ride> poi c'è Fabio, eh, c'è Marco che è un regista teatrale, poi Alberto. Date, Quindi, ecco, sono, vedete, eh. per confermare, c'è sempre, io dico sempre, adesso me la suona e me la canto da solo, ma c'è sempre gente di spessore nel nostro hobby, ma non spessore perché vogliamo essere aristocratici, ma gente che sa, cioè gente che ha una certa sì. eh, cultura, insomma, gente che vuole qualcosa di più dal gioco, non so, non vuole giocare a briscola, non vuole giocare a 3-7, vuole giocare a qualcos'altro. Ecco perché... Sì, sì direi, direi di sì. E questa, voi siete, infatti, un esempio. Mm. Sì, eh, è vero. Gioco appagante, anche formativo. Almeno eh, quando giochi sì, gioco con sì. Wargame per, deve, deve essere così. Perché medesimo Cosa stato state stato giocando così. ultimamente, Marzio? Ultimamente beh, abbiamo un po' un fritto misto. Se intendi più Wargame, come Wargame leggero, abbiamo Hold the Line. Che stiamo facendo diversi scenari. Sì. Eh, io ho ritirato fuori il 1776 che sono riuscito a recuperare. Uh, quello no, della no, Van no, Heel. Eh, esatto. Stai perché giocando non con non la terza è... edizione delle regole? No, ho ancora con la, la, la seconda edizione. Guarda, io ho la, eh, perché io l'ho ripro riproposto, l'ho riaperto recentemente, siccome non ero contento. Ho preso una copia in cui c'era la terza copia o meglio la terza edizione delle regole non è cambiato molto ma eh, diciamo qual qualche chiarimento eh. però è la terza edizione 1770 ma vale la pena di riprendere quel gioco visto che parlavamo No, è bellissimo, è bellissimo eh, infatti la... infatti infatti ma ha anche un valore affettivo perché fu uno dei primi giochi che ebbe da ragazzino perché... qual è stato il primo marzio il primo gioco allora io fondamentalmente ero un wargamer ma tridimensionale uh -huh. mi regalarono è un gioco che era della Tactics che era quello sulla battaglia d'Inghilterra non mi ricordo il nome esatto, e mi ricordo che comunque era fortemente sbilanciato a favore degli inglesi. E poi da lì fu un'escalation un diciamo, verso la Hill quindi 1776, perché per valori affettivi, perché mia madre era americana. Ah, così tu hai la madre americana, Marzio? Sì, sì, ero di New York esattamente. E, e poi giochi con le Guerra civile americana, guerra indipendenza, poi passare a. Beh, quindi c'è cioè, praticamente su. Io dico sempre: a me prendono sempre in giro, no? Perché io parteggio sempre overseas. Cioè, di, cioè, perché Mauro parli sempre di guerra indipendenza e guerra civile? Che ti devo dire? Per me sono due esempi, poi alla fine in Italia non li trovo e vengo sempre continuamente preso in giro. Così almeno c'è una seconda persona che mi spalleggia. Eh sì, questo no? da lì per motivi familiari, diciamo così, era una storia ben conosciuta quindi. E Poi mi ricordo che a 17 anni cominciamo con Terzo Reich, che ero ancora al liceo. Quanti anni avevi quando hai cominciato Terzo Reich? Eh, mh, sotto i 17. Ecco, perché in realtà, vedi Marzio, abbiamo gli stessi inizi. Al di, là di mille, eh, no, Io dopo qualche wargame approdai a Terzo Reich, era praticamente il mio terzo wargame e praticamente ci ho giocato tre stati perché all'epoca non, ah, non, non è che si potessero comprare tanti giochi, cioè, no, assenso, eh, si risparmiava e, e, quindi, e, e io e un amico comprammo eh, Terzo Reich e ce lo siamo portati avanti per diverse estate, avrò fatto 80 partite, penso. Sì, era un <ride> gran gioco, io onestamente non, non, non fra i miei preferiti, diciamo così. Eh, Preferisci strategico, operazionale o tattico? Non, ho... non hai sì, preferenze, sì, l'importante sì, è che sia valido. Sì, esatto, esatto, e che soprattutto il sistema sia realistico, quantomeno il più possibile realistico, diciamo così. Cioè mi deve proprio mettere eh, in contrasto con una realtà che io devo affrontare. Mm. È un po' complicato come, come concetto, però mi deve stimolare, deve... Quindi prediligi in, in, in short, prediligi la simulazione alla giocabilità, cioè tu preferisci una regola in più a una regola in meno? Eh sì. Mm, Anche mm. se devo dire che, per esempio, l'esempio citato di Hold the Line: Hold eh, e... the Line non è, cioè è sempre parte di una simulazione, però non è simulazione eh, esasperata. No, non è esasperata, però ti costringe a delle scelte. Pur nella semplicità del regolamento, va bene, definiamolo semplice, poi ci sono regolamenti più semplici, e anche al numero di scenari presenti, comunque ti dà buon gioco. Poi, certo, non possiamo far fare sempre giochi come i Rai Stand, Touch, eh, No, no, giornata. no. Eh, quindi, un sì, wargame va finito. Bene. Io, fra l'altro, ecco, Hold the Line lo so solo in teoria, non l'ho mai giocato, quindi ho visto solo un pochino, vabbè. Sequenza semplice, non è niente di particolare. Eh, vabbè, io lo preferisco, sì? preferisco ai giochi di, di Borg. Comunque. Lo preferisci? Eh? Per quale motivo? Sì. Interessante questa. Ma lo preferisco perché vabbè. i sistemi di Borg hanno un sistema. Eh, eh, io li considero ci introduttivi. cioè, Qualcuno mi critica, ma non guarda, i, sono introduttivi. introduttivi. Eh, vuoi iniziare qualcuno al wargame? Usa come Hands Colors e similari. Poi eh, chiaramente esatto. ci si deve evolvere. Come ancora non lo vedo più complesso rispetto al sistema non so, di Battle Cry o altro, comunque mettiamo la solita suddivisione in tre, tre zone sì. e con le carte che poi ti danno la disposizione per gli ordini in un settore o in un altro. Hold Line invece ha un sistema a punti di, di comando, cioè in base allo scenario, so, l'inglese ha quattro punti di comando, sì. l'americano tre, facciamo un esempio così a caso. Tiri un dado, un dado, a tre fa un dado che è 1, 2 da un punto in più, 3, 4, 2 e 5, 6, 3. In base a quel numero di punti sommato al coefficiente iniziale, tu puoi muovere e far combattere quel numero di unità. Hai ah, un il coefficiente è iniziale. Esatto, quindi questo l'americano ha 3, poi ha un altro punto in più di comando, quindi ha 4 punti di comando e può far muovere 4 unità al massimo. Indipendentemente dal settore operativo. Quindi eh, fammi capire, tu muovi le unità e poi tocca l'avversario? Sì, è classico. Ah. Cioè Quindi praticamente sostituisce, sostituisce le carte, lo fai col esatto. dado. Ah, ho capito. E, è simile a un regolamento tridimensionale, il De Antiquitatis, che poi è abbreviato in DBA, che è famosissimo. DBA? Sì. Esatto. E anche quello ha il tiro di dado per i punti attivazione sempre quasi preso pari pari, ma funziona? cioè, Perché io, non avendolo mai provato, solo in teoria, però sì. funziona secondo te? È valido? Secondo me sì. Ho secondo capito. Me sì. Capisco la, la, la of War che vorrebbe sì, procurare il sistema Borg però a volte a me è capitato, in, per esempio in Battle Cry, anche recentemente, in uno scenario che ho anche vinto. Però devono avere carte per il settore centrale di, di doverli arrangiare in, in sì, in effetti modi. la limitazione del car driven è quello in realtà io dico sempre quando, quando lo spiego se c'è una carta centrale sola non te la giocare aspetta la seconda eh, esatto, perché, se poi non ti capi, perché è come a briscola no? se hai una briscola a meno che non sei costretto tienila aspetta eh, la esatto. seconda aspetta l'ultima mano e vedi Ci sono se le se ca sono lasso, carte esatto se è l'asso vabbè fai quello che vuoi però se è, se è il duro. Eh, è, è come il... adesso parla, parla, stendendo il discorso è quando come giochi double time, eh, double time aspetta a giocartela, preparatela, tutta la cosa, cioè, perché altrimenti ti fa prendere poco. Lasso aspetta. Sì, ti deve far prendere almeno un altro carico e, e questi sono <ride> i concetti della briscola portata però io delle volte rimango un po' stupito quando qualcuno mi dice eh però le carte, guarda che ci sono i campioni delle carte che sì che c'è la fortuna però le sanno maneggiare cioè, si, sì, eh, conoscono la memoria eh, pensano eh sì, sì, sì sono ah, il... delle strategie alternative però comunque sono sempre carte forse... senti quando vi riunite vi riunite ogni volta una volta a settimana due volte avete una sede raccontami un po' di quello che succede a Savona allora noi generalmente ci riuniamo in una casa di qualcuno non, non avete niente, una no? sede fissa tecnicamente avremmo una sede nella sezione culturale di cui faccio parte ah, io, beh, è, già so qualcosa, è... Eh, è già qualcosa è già qualcosa esatto però ci veniamo quando non so i giochi sono grossi sì. oppure vogliamo stare un po' separati altrimenti ci vediamo la sera in casa di qualche amico e lì per questo poi insegno sempre board gaming evening o night perché comunque facciamo le ore piccole generalmente almeno una volta alla settimana ci vediamo almeno una volta, una alla volta a settimana tu, come tante grazie. associazioni ma prediligete un particolare periodo storico o quello che vi capita? no non abbiamo un periodo storico particolare fra tutti diciamo così eh, sì, ma c'è quello che me... si legge le regole o spiega oppure siete collaborativi perché eh... siamo collaborativi ah, però questa è una bella cosa siamo eh. collaborativi <ride> nella maggior parte dei casi certo che se uno ha il gioco sa le regole a memoria le spiega tutti quanti e facciamo prima eh, sono poche le serate in cui cerchiamo di, di scoprire giochi nuovi giornalmente cerchiamo di impararli prima perché altrimenti poi perdiamo tempo durante la serata proprio per essere pratici No, perché ci sono certe associazioni fra cui, qua a Latina noi abbiamo il problema, no? nessuno si legge le regole, o meglio, due persone ah, si leggono le regole no, e gli altri no, vanno al traino. Poi alla fine ti cazziano pure, scusate il termine, perché gli hai spiegato male la regola, scusate, però eh, per capito sono scontenti perché sì, hanno sì, capito male il sì, gioco, è sì. spettacolare. Ma... No, noi cerchiamo di trovare PDF e passarceli nel nostro chat di gruppo. Sì. Poi che uno li legge, no, sì, li... anche noi facciamo la stessa cosa. Il problema è che non se li leggono. Cioè arriviamo alla sera, ma le lettere. No, no, e allora scusate, ma perché ve lo mandate? È un classico questo, ragazzi. Succede, succede in parecchie parrocchie. Anche qualche volta ne approfitto io. Eh. Io ho un gruppo, noi giochiamo con Stefano Baroncini, un altro gruppo che delle volte lancia un gioco, uno però non ce la fa a leggere le regole. Arrivi la sera. Qualcuno ha letto le regole? Sì? Allora spiega. Tutto sommato delle eh volte beh, siamo beh, tutti uguali. Sai, fra il lavoro e tutto il resto magari uno non ce la fa, Quindi no. è anche, anche normale. Senti, ma Savona... che Guarda, io Savona non l'ho mai visitata. Ma a Savona c'è qualche... Avete in mente di fare qualche evento? Tu hai parlato di, di fumetti, no? Ma avete intenzione sì, di partecipare? Per esempio, io adesso c'è Tina Comics e ho chiesto sì. l'adesione come gruppo no? gli ho detto sentite fate fumetti e cose varie però vorrei partecipare come associazione e mi hanno dato l'ok okay. voi fate lo stesso a Savone e dintorni? Ma io sono fra gli organizzatori di Albissola Comics, quindi entrarci non è un problema e... il problema è lo spazio perché ad Albissola che è un paese vicino Albissola? sì Albissola Marina è un paese famoso per le ceramiche però è piccolo e Quindi a noi concedono il museo e le gallerie, tutte le gallerie, quasi tutte le gallerie d'arte, per mettere i vari disegnatori. Sì. Ti faccio presente che per esempio quest'anno c'era John Bolton, il disegnatore di Batman, Castellini, di Superman. Ah, però viene, Superman. però viene qualcuno, diciamo, di spessore del campo del fumetto? Sì, vengono molti di spessore. Bene. Tra no, perché è più facile, altri. cioè chi va a Lucca, eh, che Lucca adesso è la capitale per. Di però il problema è che corre il rischio di non incontrare nessuno nella bolgia probabilmente è meglio andare a queste manifestazioni minori dove si respira di più e si sta veramente più rilassati secondo me eh? poi alla fine no ma perché è proprio l'organizzazione cioè il disegnatore sta nella galleria o al museo con la propria mostra e poi vanno lì per non so per gli sketch cioè c'è più molto più contatto questo sì e è una cosa che apprezzano molti disegnatori sia la Walt Disney che la Bonelli ah, e, bello, bello. Le e quindi e voi non... parteciperete come Casus Belli? adesso proverò a chiedere anche agli altri ragazzi perché poi il problema è la presenza io posso eh, fare sì, poco perché sì. comunque sono nell'organizzazione di la Comics quando e, la fate? Io gestisco proprio la, la, il museo. dove è, Ah, dove eh, quindi praticamente sei un capo lì, cioè chiedete a Marzio eh, sì. e gestisce lui. Diciamo, ho capito, Beh, sì, va sì, bene. Infatti. Senti, ma quando è la fate questa manifestazione? Ma? come? Quando la fate? La manifestazione è generalmente a maggio. Infatti, ah. questa è stata i primi di maggio, è stata una settimana dopo quella di Napoli. Ah, ho capito. Beh, io non sono andato nemmeno a quella di Napoli. Eh, no, perché è bello sapere che ci sono queste. Io lo so adesso da te, eh, magari l'avrò ah. pure lei. Ma io sono appassionatissimo ai fumetti. però eh, purtroppo le passioni non è che le puoi seguire tutte. Eh, no, io, una... io andavo sempre a Lucca e ho smesso per la Bolgia. Eh, Napoli sì, sì, so, vera... so. pure, anche se un po' migliorata, dicono. Eh, però ecco, merita anche... meritano anche se non è queste manifestazioni minori dove. Incontri, eh, diciamo i personaggi che fanno vis à Sì, rispondere. bello, molto bello. Sì. senti c'è e... una domanda per te: ma eh, vi trovate quanto dista Vado Ligo? Vi trovate anche a Vado Ligure o zone limitrofe? A Vado Ligure dista 3 km da Vado Ligure, ah, è vicino. E adesso chiedo all'ascoltatore perché, Max, me lo chiedi, così almeno ci rispondi eh, Forse sì, avrà sì. qualche amico che. Che vuole magari unirsi, perché poi alla fine i wargamer non sono tanti, ogni cittadina ha i suoi 3-4, no? Quindi questo sì, sì, lo posso immaginare. E basta che ci contatti su, sulla, sulla pagina e ci scriva, e rispondiamo. Quindi... Senti Marzio, ma lasciamo un po' spazio a Pasquale al tuo, al tuo okay. sodale. Va? Vediamo la un po' eh, così te, di te abbiamo saputo. Non volevamo sapere la storia della tua vita che non eravamo interessati. Però senti <ride> sentiamo Pasquale che cosa ci racconta. D'accordo, te lo passo solo sì. da Facciamo anche un applauso a Pasquale, il secondo componente di Casus Belli. Sono Enzi. Ciao, Pasquale, benvenuto. Ciao, ciao. Senti, Pasquale, non so, ma abbiamo chiacchierato a Modena perché, tra tante persone, abbiamo è... chiacchierato. Tanto gioco mi ricordo che avevamo parlato di race Stand perché eravamo diciamo, siamo trovati si siamo sono siamo trovati a giocare con Carlo Pinto entrambi un gioco male, tra l'altro. Ah, ecco, ecco di... perché ecco, abbiamo parlato di Ray stand, sì. La cosa, cosa che ha colpito appunto che la cosa bella è che abbiamo la possibilità appunto essendo un po' numerosi di riuscire a anche a supportare un gioco di questo tipo con 5-6 giocatori alla volta. E... infatti il bello <ride> Eh, il bello di Ray Stend, alla fine io dico, al di là di chi vince o chi perde, io farei Carlo V per sempre. Perché fai un sacco, mi diverto un mondo a rompere le scatole alla gente, tanto so già che non vincerò mai. Ok, eh, esatto. però a giocare contro il turco, a cercare di affondare Barbarossa, a rompere le scatole a Francesco I è, è fantastico. Io mi riderto mondo, infatti dico: No, io Carlo V non lo faccio, guarda, lo faccio io perché tanto vi rompo le scatole a tutti. Tanto non vince mai. Non so se chi, in Unione esterna in cui vince Carlo V. Voi lo giocherete, Pasquale lì? O come i protestanti che hanno rotto mm, ma Pasquale. Ma... Io non so cosa ne pensi te. Però ho l'impressione che il stand sia tanto bello, ma poco vario dal punto di vista delle strategie. Mm, Guarda, sto... ho giocato due volte quindi, ancora non ho avuto quella sensazione Mi sta crescendo di... avuto... questo tarlo. allora sarà... lo, vedrò, lo scopriremo ancora. Cosa che Voi l'avete una... giocato lì? Mi giocato? L'avete giocato lì a Savona, qui stand? Eh, abbiamo sì, abbiamo fatto due partite. E... Come sono finite? Una volta vinto, hanno vinto i francesi. La seconda, entrambe le volte vinti i francesi, e eh beh, allora c'è qualcosa che non funziona. Poi per ragazzi, <ride> perché io la seconda volta faccio di tutto per non far vincere il francese. Se era la stessa persona, eh? ma guarda che ci ho, ci ho provato, ci ho provato mi sono, mi sono scatenato tutta la partita contro i francesi sì? a, 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 a rischio di farmi invadere Vienna e tutto quanto. E al turno in cui ho mollato la presa sui francesi, loro hanno vinto. ma l'inglese cosa stava facendo? Eh, guarda, lì è una cosa particolare, perché praticamente lì giocavamo in 5 e, e lì c'erano i protestanti. Il giocatore che giocava i protestanti, giocava anche eh, gli inglesi. Sì. E quindi ah, diciamo, è mancato quel bilanciamento del stesso giocatore, diciamo, che faceva eh, delle scelte autonome e quindi appena diciamo, eh, il giocatore che giocava entrambi, entrambi i ruoli ha concentrato più l'attenzione sui, prote sui protestanti francesi gli sono entrati direttamente a Londra ah, <ride> ah, ah. Madonna Alla sono, unice, sono riusciti a ma la flotta inglese <ride> che fine aveva fatto? Era stata presa inglese, degli bot tedeschi, non ho capito. La flotta inglese, ma... la flotta inglese si, era, si era concentrata su mi ricordo, ma anche io No, se... perché se... sai che c'è? Io delle volte queste ah, cose non riesco a capirle. Ho fatto: ma come ha fatto il francese a portare? cioè la flotta inglese dove stava? Ah, deve aver, che cos... deve aver, fatto, deve aver fatto qualche scelta totalmente diciamo. Sì, sicuramente. <ride> perché aveva ah. la, la foto in Mediterraneo no perché, perché aveva, prima aveva concentrato le, 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 forze, aveva aveva portato... le forze? ragazzi le forze. ma voi il, il giocatore inglese lo dovete decapitare però cioè, <ride> eh, dovete, non può essere cioè, nel Mediterraneo che ci fai nel Mediterraneo no vabbè <ride> Eh, eh, ma tra l'altro, comunque, mi eh, piace moltissimo anche il ruolo del Papa, che è questo ruolo, diciamo, che deve cercare di fare colla la collante, di aiutare, ma al tempo stesso deve essere anche opportunista. Il Papa così, sembra, così. ma è molto influente, con eh, la, esatto, sua, esatto, la esatto. sua carta di scomunica, uh, se la gioca bene riesce a equilibrare il gioco se la gioca male purtroppo favorisce l'uno o l'altro e secondo me se gioca male poi il protestante va a vincere io faccio una partita in cui il papa ha tentato di costruirsi l'esercito io, io gli dicevo ma perché costruisci tutte le unità militari e non giochi sulla conversione e alla fine tra tante cose ha vinto il protestante senza colpo ferire perché il papa ha giocato in una maniera eh, scusa ma perché ti fai l'esercito? e non pensava a fare punti di conversione e ci ha praticamente no, rovinato, perché quella è una scelta però la partita si è diciamo incanalata in un certo senso è quello che è successo, il Papa è importante sembra, ma è veramente importante con le sue carte di scomunica solo che se non gioca se viene usato da uno che magari pensa ad altro e purtroppo il restender richiede una certa esperienza eh? perché se sì, no, falsa parte, il sì, gioco Attico, ne parlavamo prima con Marco, prima che ci chiamassi, perché stavamo appunto parlando dell'aspetto anche educativo, formativo, dello studio che c'è, la preparazione che non è solo legata al regolamento, ma è legata proprio allo studio all'ambientazione storica. Infatti, e, che infatti sì. è importantissimo quell'aspetto lì, è una sì, sì. importante. Tra l'altro, io sé, mi sono avvicinato a questo mondo eh, tattivamente. Sono di quelli diciamo, che si sono avvicinati. Cosa a... facevi prima, Pasquale? Ah, giocavo a un altro tipo di giochi, il gioco più complesso a cui giocavo era per i Twilight Imperium, che pensavo fosse il massimo della Ah, Tuali... è molto Beh, di... grande <ride> gioco però, eh. Ricordo sì, no, che Twilight Imperium c'è la, la ristampa, quella mega scatola, non so se eh, l'avete. Anche <ride> a me è venuta voglia di comprarlo, ma tu te, lo, te la compreresti? Dimmi un po'. Ma io guarda, ho la seconda edizione, la terza edizione e la quarta edizione a casa. Ah, <ride> quindi tu sei, quindi sì, te la comprerai sì, sicuramente. <ride> Mi manca la prima perché non ci sono arrivati in tempo. <ride> sì, 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 no. Beh, gioco è cominciato a giocare diciamo, a qualche wargame game un po, più, un po' più spesso e ancora non conoscevo ovviamente tutto quanto. Mi sono avvicinato con quel tipo di gioco che diciamo, è un board game, però è molto anche eh, legato alla fantascienza, quindi non ha tutto l'aspetto storico, ha solo la parte diciamo, delle razze più legate al. Ambientazione, dove dire? Ci sono ottimi. E... Avete giocato qualche ottimo gioco di fantascienza che poi è un wargame, tipo che ne so eh, Space Core l'ultimo eh, Empire 4X? Li avete giocati? Perché no, quelli meritano, no, eh? No, quelli no, meritano, beh, beh, beh. eh? No, 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 allora no, no, di solito siamo più orientati su, sul, sul, sul gioco storico. Ah, sul gioco storico. Que sì, 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 sul gioco storico. Quello che abbiamo fatto scientifico ancora dobbiamo andare esplorare. Potrei essere io quello a questo punto che... Beh che, sì, se tu provieni dal mondo Twilight Imperium, eh no, eh, secondo me, no. perché poi sono ottimi giochi, poi al di là che se il gioco è fatto bene, per me diciamo, l'ambientazione può essere anche... La storia è sempre più punto di partenza, però può essere anche relativa. E, e ci sono ottimi giochi di science fiction di fantasy eh, che sono poi wargame io ho scoperto adesso, non so se voi l'avete provato dato che siete onnivori Dominance Species l'ho scoperto da un anno e mezzo Dominance Species l'ho scoperto anch'io ma è, è, eh, è un giocone due, due anni fa guarda, l'ho provato e l'ho portato subito allora, do, subito, guardate, subito, io dico lo, um, per un'associazione che si ritrova: eh, magari beh, non volete bello. giocare a hold the line a un qualsiasi wargame. A Domina Species è la risposta beh, per so, tutti bello. perché io eh. vi ripeto: l'avevo sempre no ho scansato, però non riuscivo mai a prenderlo. Una volta che l'ho preso, insomma, è stata una scoperta perché poi alla fine è un wargame. Lasciate stare, è allora. un wargame e ci siamo divertiti un mondo. e Ho avuto dei ragazzi. E, e ragazze che dato che non era a sfondo storico militare ci si sono appassionati subito e quindi eh, è veramente un grande gioco e infatti è uno dei più venduti della GMT e non è un caso io non riuscivo a capire perché fosse uno dei più venduti l'ho capito una volta giocato e ho detto sto, questo gioco è veramente geniale e... tra l'altro ho visto che c'è una versione anche per tablet e giocabile ovviamente o in contemporanea o in differita con altri giocatori perché appunto puoi anche fare delle partite in rete, è molto bello. Ti consiglio, guarda, questo aneddoto: noi siamo andati a una sorta di convention GMT, l'abbiamo vista, abbiamo giocato, eravamo in tre. Quando siete andati? Siamo andati l'anno scorso. Ma in California? No, 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 perché io mi riferisco sempre alla California, perché loro la fanno la loro riunione nel magazzino della GMT, lo fanno. Eh? Si riuniscono. Io ho le loro magliette. L'anno scorso Roger a Los Angeles mi ha regalato le loro magliette, che sono tutte nere con GMT Con e loro fanno le loro riunioni. Ecco perché gli dicevo: siete andati là in California? Perché loro si fanno le riunioni lì nel magazzino. Siamo andati alla, guarda, siamo andati alla Con, si chiama, in Piperin Villa. Ah, ho capito. Allora, una cosa bellissima, Io invito tutti a andare lì. organizzati innanzitutto dal sindaco, dal sindaco del paese, quindi sono veramente avanti. Per me hanno già vinto, è già una cosa organizzata da tutti. il sindaco, sindaco che organizza, una, vinto, vuol dire che ha la sensibilità ha vinto, che molti ha vinto, non hanno. Ha vinto tutto. In più, tra l'altro, il sindaco mette a disposizione eh, la scuola. Ma va? Fantastico. Eh, una cosa guarda, è, cioè, tu entri dentro e dici io voglio vivere qui, mi trasferisco, prendo la cittadinanza. Senti, se ma vorrei. quando la fanno questa cosa? La fanno, non mi ricordo, adesso bisogna guardare, guarderemo... Ma è Beh, un fatto ciclico vengono. o random, cioè la fanno ogni anno oppure l'hanno fatta la fanno adesso? Ogni anno, ah la fanno ogni anno, adesso, guarda, cerco se, se riesco a beccarla al volo. Eh, lo devi volo far volo sapere perché vengono. se dici che è così bella, merita di essere diffusa e di essere anche vissuta, direi. Vediamo, Adesso se riusciamo a beccarla online per chiedo anche a Marco se ne dica così ecco, diamo direttamente la data della prossima e... diamo la data della no, prossima no. dai vediamo un il è be be bellissima, ti dico l'aneddoto mentre Marchio Marcio Cerca è questo sì. che eravamo in tre sì. eroi che sono andati lì due giorni <ride> e per stare lì ovviamente anche la sera a giocare, abbiamo giocato a Dolina Species e tu sai che si gioca con sei specie, sì. in quindi in tre ognuno giocava con due specie, Co Io ti lascio immaginare la complessità che ognuno di noi ne considerava due della prima partita. Sì. <ride> Beh. e cioè, nonostante ci siamo innamorati di quel gioco lì, cioè con tutta la complessità, con tutto quanto, perché poi ovviamente tra l'altro è le specie che devono eh, Ognuna ha la sua caratteristica e va esatto, esatto. sfruttata alla grande. Quella, quella, sembra che a un certo punto uno all'inizio non gli dà tanta importanza, invece quella caratteristica vera, fa la differenza. Uno dice perché gli uccelli devono andare a due spazi e magari all'inizio non sai come utilizzarla. Quando dopo un po' che hai giocato dici, ah vedi però gli uccelli, con questi due spazi possono essere presenti ovunque. Non saranno mai forti ma hanno il modo di espandersi. I, come non so, gli umani, ma diciamo... Eh, sì, sì, eh, ehm, eh, I primati sono, le eh, i primati eh, sono fantastici poi perché uno non muore mai. E sembra, eh, no. ma uno non muore mai. È importante quello che non muore mai, e quindi si gioca. Oppure gli snake che riescono a togliersi, aspetta, gli snake, che cosa fanno? E hanno un'azione sulla, sulla rimozione di, una, di un Mark per quanto riguarda eh, la Byundance. Mi pare, però ognuno ha la sua particolarità e sono veramente grandi. Quando hai capito come sfruttarli, diventa un wargame, eh, anche se non ci sono poi soldati. Veramente bello, sì. Eh, dico, giocarlo comunque in tre con prima, alla prima partita con due specie è stata un'esperienza <ride> fantastica. E niente, no, comunque è bellissima. Poi comunque lì, dico, la cosa meravigliosa che tu in questa convention, a sì. Brembida, tu vai e puoi giocare, cioè lo scibile umano, nel senso puoi giocare a qualunque tipo di gioco, sono tutti messi a disposizione dalla ludoteca del, del sindaco quindi eh, cioè, cioè, un, un, sindaco, un sindaco ludico secondo me ce ne sono pochi secondo me bisognerebbe eh, segnalarlo a eh. eh. eh, raccontarla ti ne ha voglia di andarci Vedi? lì niente puoi giocare tutta la notte e alcune cose sono già state preparate ah ecco qua ah, no, qui c'è aspetta qui c'è il 22 di 23 giugno c'è la GMT Con di, di Bergamo Sì, quella di, quella di Gabriele questa è specifica della eh, no, no, sì. GMT ah, eh, però è, è sì. Ad agosto mi dice, mi ad, dice agosto? ad agosto? Accidenti. Ad agosto, sì, 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 Vabbè, certo. forse perché anche magari non c'è tanto da fare ad agosto e allora organizzano qualcosa per. Vabbè, sicuramente le scuole devono essere chiuse. Sì, perché... sì. No, ma magari per fare un evento estivo, no? E allora cercano, ah, eh, cercano di fare qualcosa perché agosto, sai chi è in ferie chi è, è difficile raggiungerlo. però voi diffondetelo, che potrebbe essere una buona, eh, una buona evento per ritrovarsi. Ciao Diego, benvenuto è arrivato anche Diego. Hai finito gli scrutini, Diego. Ah, mi diceva Andrea Morviducci Pasquale e Marzio, che eh, adesso provvede a mettervi sulla mappa delle associazioni. Ah, eh, beh, mh, per... Ci metteranno sulla mappa della sì sì, 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 sì. Eh, che Benissimo. poi, alla fine, Benissimo. se avete capito, quella mappa è importante a Modena perché c'è tanta gente che passa e nelle convention avere quel volantone dici guarda qui ci puoi trovare per Savona Benissimo. può essere un punto di ritrovo. Eh, però ecco, adesso Andrea provvede. Benissimo, sì, sì, volentieri. volentieri. Senti Pasquale, sì, sì. concludiamo l'intervista con te, poi ci ripartiamo. Ma ci, ci siete solo voi due? Sì, 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 sì <ride> no, oggi sì, siamo solo e, poi, e poi torniamo a Marzio e concludiamo. Senti Pasquale, sì. concludiamo con te. Eh, quali giochi farete in futuro e qual è il tuo gioco preferito dal punto di vista eh, Wargame storico che hai provato? Ah, Wargame storico o meglio wargame eh, storico inutile io rispondo sicuramente quello che mi ha più appassionato sicuramente e perché come si chiama diciamo? che non è pro, non è un wargame tradizionale io tendo sempre a dirlo eh. più um, ma mh, avevo giocato ad Alesia all'esia della, 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 eh. quello dell'Evalon Hill o quello degli strategy in tactics ultimi numeri ah quello della Vannullina l'altro? Quello di Berg mi dice: Ma se tu vuoi preparare, non quello della Vannullina l'altro? Ah, quello della GMT di Berg di Grey Battles of History. Esatto, ho capito, esatto, sì. Esatto. Com'è? Che io non l'ho cioè so cos'è, però non l'ho provato veramente. Ti eh, eh, dico guarda, è stato il primo, il primo che mi hanno diciamo. Eh, però ti hanno fatto un po' del male, eh. Cioè, non è che sono stati molto accoglienti, eh? No, 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 infatti, no, 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 mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Ah, meno male. Ma allora sei, allora sei già uno di noi, perché se ti è piaciuto, sei già uno di noi. Assolutamente. Assolutamente, sì, sì. No, infatti eh, è una fortuna senso di essere entrato in questo gruppo per me, perché così almeno ho potuto anche di conoscere un sacco di giochi che uh, altrimenti non avrei, non avrei mai avvicinato. No, no, no questo secondo vai, me, vai, vai, vai. Eh, sai che c'è, è un livello in più del gioco da tavolo. C'è il gioco da tavolo, io lo definisco generico. Si può rimanere con quelli, però, poi c'è lo scatto di qualità che vuoi qualcosa di più. No? Eh, parlavamo no, di Heroes, no, Stand, no, Domina no. Species, non sono giochi da 30 minuti no richiedono eh, un po' più di applicazioni sono più strutturati però se uno è appassionato e eh lì trova veramente il paradiso eh. sì assolutamente, assolutamente va bene Pasquale è stato un piacere grazie, grazie, grazie eh, ci bene. risentiamo presto ripassano i marzo per concludere la nostra intervista è un caso sbalisa un abbraccio Pasquale stanno bene marzo allora e Pasquale ci ha parlato abbiamo avuto modo di parlare anche di ray stand perché in ogni caso dobbiamo sempre parlare di giochi per far capire come si muove questo mondo e il ray stand sì, è ma... sempre nei cuori di tutti anche se poi vedo che molti ne parlano ma pochi lo provano a fondo Ho notato, ma credo cioè... che sia uno status single cioè, oppure sì, gioco sì, sì. E, e basta ce l'ho sullo scaffale eh, però eh, sai che c'è alla fine se poi cominci a fare 4-5 domande e cominci a parlare di strategia te ne accorgi subito di quelli che ne, ne parlano tanto per sentito dire e quindi il gioco purtroppo lo sapete benissimo devi portarlo in fondo perché se no non puoi dire è un bellissimo gioco, sì ma l'hai provato e, vero, e abbiamo molti hanno, molti hanno il brutto vizio di giudicare il gioco Dopo 30 minuti, no che mostre, il che, no che mostre, secondo me sbagliamo tutti, eh? anche io delle volte do magari dei giudizi sommari e magari dovrei, dovrei stare attento. però here I stand è secondo me non un sopravvalutato, ma dato che se ne parla bene, chi l'ha giocato veramente, allora diventa, eh, ma here I stand, sì, ok, ma sei arrivato all'ultimo turno, hai visto cosa succede a un certo punto. E secondo me molti ne parlano per sentito dire, non vorrei dire una cavolata, però. Eh, Sondando il terreno qua e là può essere, può essere perché è un gioco lungo, Assolutamente. almeno una sì, giornata sì, ci sì. vuole. Infatti, le partite affrontate da noi sono durate una giornata quindi 10, 11, 12 ore. Siamo sempre arrivati alla fine. Casualmente hanno sempre vinto i francesi, non so per quale motivo, è sempre con lo stesso giocatore. E beh, qui insomma. dovete farvi una domanda, ragazzi: <ride> qui c'è qualcosa che non funziona. <ride> Vabbè, insomma, succede: in fa eh. di Raffa ha vinto sempre lui, nonostante, per esempio, io quando sono stato l'Ottomano ho occupato Napoli, se per questo. <ride> beh, però allora adesso ci hai sbarcato a Napoli? Sono sbarcato a beh, allora questo può succedere perché bisogna vedere la flotta di Carlo V. Che fine aveva fatto perché Barbarossa, secondo me, non era di Dio, eh? cioè Barbarossa. Quando entra in gioco, eh, non lo, a meno che non gli hai la caccia con tutte le navi di tutte le altre potenze, è difficile bloccarlo. E sì, quindi esatto, sì, questo no. si può. Infatti, la mia più grande soddisfazione, ieri sai qual è stata? Riuscire Qua, a affondare la flotta del Barbarossa. Ho messo assieme la flotta. Ho preso Carlo V, Genova e Venezia. Erano alleati. E gli ho dato la caccia per tutto un turno. L'ho preso, l'ho fondato. Carlo V non ha vinto la partita. Eh? Però la soddisfazione è di aver ammazzato che Barbarossa. <ride> che soddisfazione, no? Può succedere col turco per tutti gli appassionati: che il turco a un certo punto, quando è contro Barbarossa, scorazza per il Mediterraneo in lungo e in largo, e se gli altri giocatori non si mettono d'accordo. Barbarossa problema, eh, con i raid non lo fermi, cioè, se gli altri non si alleano, eh, il turco corre il rischio di vincere solo con i punti dei raid. Eh, è veramente bellissimo. tosta, veramente tosta. Comunque, Marzio, progetti per il futuro di Casus Belli Saunensis? Vi riposate, ce ne parliamo a settembre. Avete voglia di fare qualche piccola convention a Savona? Dimmi, quali progetti avete per il futuro? Il momento sono tutti progetti privati, cioè le nostre riunioni, per esempio, a, a luglio ci prenderemo due giorni solo per noi come una specie di mini vacanza per giocare a St. of Jerusalem. Un'altra ah, bello, quello sì. di Avano Hill, no? Esatto, ok, esatto, il romano esatto. secondo me non riesce mai a vincere, eh? ve lo dico subito, eh, cioè, me, eh, vedremo. Ma vedremo. la mappa la mappa che, quanti anni ha la mappa? 30 anni? 25 anni? La mappa è stupenda, ancora eh, adesso certo, è stupenda. la mappa era già quando uscì era con le ultime ricerche archeologiche, una bellissima mappa con effettivamente sia una città nuova che la una città vecchia. Ma anche, eh, la sca, anche le, se tu ti ricordi l'immagine sulla scatola è bellissima. Cioè secondo me quel sì. gioco ha venduto solo per l'aspetto grafico. Per la e stiamo sì. parlando, adesso non mi ricordo di quale anno sia, ma del 89, 87, non me lo ricordo, se a Gerusalemme, sì. di quale anno sì, sia. Siamo lì, diciamo, stiamo parlando di un 90. gioco che ha 35 anni. E, e ma dai, io... Scusa se ti interrompo. Sì? Ma il, sul fatto che il gioco sia vintage, per me è poco importa, però sto parlando... Bravo. Il 36, che quando sono riuscito a riprenderlo, tra l'altro da uno dei nostri sul, sul gruppo del Mercatino, eh, onestamente pensavo di non trovarlo più. L'ho preso, l'ho aperto e c'era quell'odore, quel tocco che mi ha ricordato quando lo comprai la prima volta. E la mappa per me è splendida quella Vero? Sì. Mi è Semplice, vista. ma infatti a riprova che eh, il Wargame moderno, in ogni caso, se il sistema non è valido, eh, non va. E ci sono delle grandi fatto. idee nel passato, tu l'hai detto, non è che se è vintage e va buttato via. Però, guarda, eh, purtroppo Marzio c'è questa tendenza. Il gioco di 30 anni fa è ma ormai è superato. Io, quando prendo giochi, dei giochi della SPI e li piazzo ah. e li gioco, dico: Ma scusate, questo c'ha 45 anni, ma era un genio allora. Questo cioè, ci sono cose di 40 anni fa che sono valide ancora oggi. E, no, e, le mappe, no. e le mappe erano fatte con meno colori, ma spesso e volentieri sono molto più efficaci perché non danno sì. adito a interpretazioni. Sì, o oh, vuoi equivoci, ma la butto lì. Ma ti ricordi il sistema impulsi di Balkoschi? quello che era mh, la vittoria di Games di Corea e anche altri giochi. Korean War? Beh, Korean War è un capolavoro, ragazzi. Esatto, cioè, esatto. Allora, io Korean War non l'ho ripreso più da quando lo usai per spiegare la guerra moderna a un gruppo di soldati. Usai Korean War e, ma perché Balkoski è un altro genio che spesso e non viene ricordato, ma Korean War è ancora adesso un capolavoro secondo me. Assolutamente, quel sistema impulso era fantastico. Sì. E parliamo di veramente parliamo di 11 di, di 30 anni fa. A riprova che qualcuno si chiede: ma sti vecchi designer, ragazzi, sti vecchi designer hanno fatto l'ABC del wargame E io delle volte tendo, ma no, a minimizzare, ma qualche nuovo designer dovrebbe essere più umile. Mm, sì. Più umile, eh, non più perché se ne sono bravi anche adesso. Più umile, perché guarda, che c'era questo che aveva fatto una, una simulazione spettacolare. E purtroppo ah, quando è vecchio spesso e mentire, si tende a mettere da parte. Ah, e... eh, è, vero, è vero, è vero. Quando anch'io porto ogni tanto, faccio così, degli unboxing di giochi vintage che ogni tanto prendo, ma per, per il nostro divertimento. E quella è la particolarità, dove qualcuno può criticare le pedine. Le Assolutamente, pate. non c'erano le possibilità di oggi esatto però sono, sono gioconi sono gioconi assolutamente sì. non, non c'è ma vediamo anche la decision, decision games che sta recuperando tutti i vari giochi che erano anche ma per la sì. FBI, la decision offre. games delle volte fa è meglio che il gioco lo ripropone senza modifiche perché delle volte ah. Per, ah, per modificarlo a tutti i costi lo rende magari bruttino però secondo me stanno imparando perché la compass invece che ha preso questa direzione ripropone vecchi giochi senza alterarli a, ma a massimo dice potete fare questa opzione però non li altera e il che è ben gradito perché tu vedi un nuovo package e eh, il gioco originale quindi cosa vuoi di più grandi cose veramente niente eh, sì sì no ma assolutamente io sono sempre di questo concetto cioè non è detto che essendo vecchio sia brutto anzi io criticherei molti dei giochi soprattutto nei board game attuali che secondo me molti non dovrebbero poi raggiungere la fase finale di produzione. Guarda, io non sono, non, non sono in quel mondo, qualcuno lo gioco perché mi piace, non sono la persona più adatta per giudicare, ma mi sembra che siamo adesso tanto per fare. cioè mh, qualche sistema viene rivisitato, viene riproposto più volte, però poi alla fine sono abbastanza. Vuoti, cioè hanno poco significato. Sì. Ho l'impressione che a un certo punto il mercato si fermerà, qualche Puoi casa essere, andrà essere. in fallimento perché eh, i giochi sono sempre quelli. A meno che non hanno la capacità di eh, seguire la qualità, però ho l'impressione che questa tendenza non ci sia, ma anche nei wargame. Eh? Se ci hai fatto caso, c'è un bombardamento adesso. Sì, e beh, per forza, comunque si stanno aggregando a un caro che al momento sembra come il vincitore. Eh, ma tu te lo ricordi gli anni d'oro, no? Che cosa c'è stato dopo gli anni d'oro? Le case hanno cominciato a chiudere una dietro l'altra, e ho, ho paura che andiamo a finire così. Resisteranno in pochi, però, noi siamo giocatori, quindi. Sì, infatti, non, non investiamo se non comprando. Sì, non, sì, eh. però la qualità sta scemando. Cioè vedo qualcuno che fa dei giochi che costano tanto perché costano sempre soldini, poi alla fine dice: Sì, vabbè, ma qua che facciamo? E a un certo punto poi non li compri più. E quindi no, no, no. la qualità è sempre quella, cioè Lavalon Hill faceva pochi titoli, ma li testava e li provava più volte. E quando uscivano erano già dei signor sistemi, adesso ci sono i sistemi. Io li definisco infieri, cioè scusa, eh, ma, ma hai fatto è un vero. sistema? O sono io che te lo devo modificare? Oppure che sbagliano completamente le condizioni di vittoria? Oh, ma scusa, è, è tutta la condizione di vittoria tu me la sbagli? E questa cosa non è che è tanto esaltante, eh. No, per niente, no, no, Quello per la voglia bene. di produrre e, e noi compriamo, perché io dico sempre che siamo un po' compulsivi, non so te, ma io sono un po' compulsivo. E quindi magari compro il gioco, ah, che bello questo, poi mi rendo conto, Mh, mi sa che ho comprato una cosa che non dovevo che non ma dovevo acquistare. si basano su questo, perché vedendo l'esempio dei board games comunque richiedono molte novità, costanti novità, tutte le case quindi è un acquisto costante della novità. E infatti, poi, dopo 3-4 mesi il gioco lo trovi già al 30% in meno. Eh, sul Wargame game non credo in questa tendenza così stringente, però, ci siamo un po' vicini, forse le tirature sono anche minori per i wargame, forse hanno meno rischio, meno di impresa. E avendo meno rischio di impresa, riescono anche a diciamo, equilibrare il titolo che non va. Probabilmente, eh, però è business alla fine. Io, li, io capisco tutti i tentativi perché, non essendo imprenditore, capisco quello che li propone ogni, ogni mese perché deve vendere. Quindi, eh, eh, esatto. bisogna eh, eh, deve vendere, quindi non si può entrare nel mondo dell'imprenditoria. Sono vostre le scelte. Senti, Marzio, concludiamo con. Lo, sapete che nello statuto del Casus Belli c'è scritto diffusione del wargame, quindi mi raccomando diffondete a Savona e dintorni, <ride> diffondiamo, diffondiamo. diffondete. Senti, ma ultima domanda, verrete a Piana oppure ci troviamo a Modena? Perché a Piana sapete che è un po' distante, quindi, sì, esatto. eh, però magari pensate a noi e sapete che là nella zona vostra c'è anche Stefano Valentini che lui non, mh, sta sempre in Liguria, eh, dunque... Ah, dove? Allora, Stefano, dove sta? Accidenti, vicino a Genova, ma non mi ricordo dove la cittadina. Devo chiederglielo a Stefano. Però in Liguria sembra. Ma siete tanti? Eh, ah, ma beh, perché... non c'è aggregazione? Secondo me, non c'è aggregazione. C'è parecchi. Sì, due lì. Due... Eh, però ecco, se già voi il gruppo che è molto attivo, secondo me, riuscirete a fare aggregazione e a cercare di aumentare anche il numero degli appassionati? Perché è sempre quello eh, il nostro film. perché. Sarebbe una bella cosa quella. Senti, augurio okay. e saluto per tutti i nostri ascoltatori, Marzio. D'accordo, un saluto anche a te Mauro, vai, saluto a tutti quanti. Allora Mazzo, ti ringrazio, ci sentiamo presto tanto su Facebook e magari eh. prossimamente, quando magari dopo le ferie farò un giro dell'associazione, però non parleremo dell'associazione, come è nata, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, però parleremo di un gioco che l'associazione ha provato e vuole discutere online, vuole parlare delle meccaniche, di quello che è successo e di quello che non è successo. Quindi no, parleremo, ci sentiremo sicuramente. Eh, pres, presto in diretta su questi, su questi schermi. Scusate il titolo. Schermi non sono schermi su questo podcast. Marzio salutami anche Pasquale. Salutami tutti e, e a presto Stiamo, rimaniamo in contatto. Ciao Marzio, un abbraccio. Ciao ciao. Ciao, ciao Marzio, grazie. Bene ragazzi, abbiamo concluso la nostra bellissima intervista con Casus Bellis Onensis. Avete sentito che loro non è tanto che si sono messi dietro ai Wargame, però li vedo molti attivi e quindi è un altro bel gruppo che si aggiunge. Non è che sono da adesso, però è un altro bel gruppo che si aggiunge alla grande famiglia. Eh, Andrea, bisogna mandare email. Non l'ho ricordato. Spero che siano ancora in ascolto. Eh, ma comunque, bisogna contattarli anche via mail. Lo dico sul podcast. Ma eh, il volantone eh, se ne occupa in primis il nostro componente del comitato direttivo Andrea Morviducci. E mandate un'email a amorviducci.it con logo, nome, referente città. E sito o pagina facebook e andrea provvederà a mettervi sul volantone probabilmente stamperemo una nuova edizione questo ce lo dovrà dire andrea per piana però ragazzi in ogni caso eh, invito sempre tutti a ah, eh, dato che mh, abbiamo questo gruppo che non è solo casus belli ma è di tutti magari fatevi conoscere anche sul nostro gruppo di facebook chiamato casus belli che ormai ha 1100 membri e continua a crescere e spero che eh, continui così per i prossimi anni. Paolo diceva: i giochi con più giocatori sono difficili da giudicare perché andrebbero giocati con persone che conoscono il gioco più o meno allo stesso livello. Vero? però eh, quello che dicevo, Paolo, sento dei giudizi sommari e dopo mezza partita. Io dico sempre: Senti, se ho giocato mezza volta al gioco, non lo conosco, le meccaniche sono queste. Mi piace, non mi piace, però non è un giudizio completo perché dovrei almeno vederlo una volta se non due alla fine. Però, i restando ormai, eh, lo, chi ha giocato con diversi giocatori. Eh, co chi ha giocato con diversi giocatori? Eh, sa eh, come è strutturato la strategia da seguire, quindi, eh, mh, per esempio, io ne ho giocate diverse partite quindi posso dirvi: vita, morte e miracoli. Eh, e scopro ogni partita qualcosa di nuovo. Beh, dopo mezza partita è esagerato, però, Paolo, io conosco giocatori che aprono la scatola, hanno capito tutto e me la bocciano, me la promuovono. Eh, io so, mh, sono sempre dell'avviso che, sì, puoi criticare, puoi criticare la, mh, la scatola. La grafica, ma prima di criticare un sistema devi giocarla la partita. Una volta, secondo me, non è sufficiente, almeno due. E... Però abbiamo molti giudizi. Io li vedo anche su Borgain Geek abbastanza superficiali, mentre ci sono quelli che veramente commentano con cognizione di causa. Quindi, eh, beh, Paolo, sai, eh, io non giudicherei così. Ognuno di noi ci sono quelli che mh, vanno velocemente e quindi danno un giudizio eh, superficiale e delle volte, mh, non so, noi tutti diamo dei giudizi superficiali, però magari dice guarda non mi è piaciuto tanto però l'ho giocata mezza volta quindi non sono la persona più adatta per chiedere, eh, però magari eh, prima di stroncarli del tutto eh, parliamone. Eh, il confronto, quello che dico sempre: no? se non hai giocato il gioco, non puoi dire: Eh, vabbè, non funziona. Provalo. Eh, Ma ne cosa io Glielo dico: sì, vabbè, però in ogni caso dobbiamo essere inclusivi. E eh, va bene, parliamone. L'hai giocato mezza volta. Fammi capire perché in questa mezza volta tu non l'hai gradito, ragazzi. E oggi è stata portata puntata molto lunga ma abbiamo parlato veramente di tanti giochi di tanti sistemi e concludo come avevo aperto e presto farò una partita di Campaigns of 1777 l'ultimo gioco di Stargent Tactics ieri sera mi sono ripiazzato eh, l'Ebensraum devo fare il video finale questa volta però sarà solo in lingua inglese perché avevo cominciato in lingua inglese del bellissimo gioco strategico eh, sulla seconda guerra mondiale di Steven Newberg che non vedo molto seguito, forse perché ha anche un costo magari alto, ma vi posso assicurare che come sistema è veramente funzionale e non è complesso. E vi permette di ricreare a livello strategico sia la grande eh, seconda guerra mondiale nel fronte orientale, lungo il fronte orientale, e c'è la seconda mappa che permette di giocare il fronte occidentale. Quindi i prossimi appuntamenti saranno sempre col mio Lebensraum. Eh, ho sempre Bologna da piazzare e giocare, ma eh, questo lo farò nel video. E domani, domani eh, probabilmente parlerò. Del what if di nuovo di terza guerra mondiale, ma non sono sicuro. Potrebbe essere una sorpresa perché non ho l'ospite in studio e vediamo se eh, trovo qualcuno all'ultimo momento. Eh, in quanto io vorrei sempre fare la trasmissione in diretta, qualcuno mi chiede di fare una differita, ma perderei una sorta di eh, caratteristica che contraddistingue il giannizzero nero. Quindi chiedo sempre a tutti, se possibile, a diretta al massimo spostare l'orario. Ragazzi, è stato un piacere dialogare con voi, vi aspetto domani sempre alle 18.30 con la World War 3, ok, un what if, ma non sono sicuro su questo argomento, dipende se avrò o meno l'ospite in studio. In ogni caso, vi eh, già preannuncio per settimana prossima, ho già una scaletta quasi completa che sto per definire. Bene, una buona serata a tutti e... A domani, via con la sigla!